studio abbiamo Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Buonasera direttore, buonasera a tutti, buonasera, grazie per l'invito. Grazie. Allora, Giorgio Tronca, Prima il Veneto. Allora, direttore, parlo anche a me del 25 aprile, scusami. Mi vedo che c'è un conflitto, che pare che cerchiamo un argomento per litigare, che c'è destra, sinistra, tutti che baruffa. E ora si baruffa, prima era il Covid, ora tutti che era, chi era favorevole, chi era contro, si andava avanti a baruffare e continua ancora a baruffare adesso. Dopo che si arriva a cosa la guerra, tutti quanti che si favorevoli, i contrari, e si baruffa. Dopo gli immigrati, viva che arriva gli immigrati, e vai anche, e tutti a baruffare, a litigare. Costruttivo non ho visto gran poco. Dopo si va l'orsa e ora anche ahí tutti quanti qui favore, qui contro, qui. Dopo che c'è la siccità, adesso siamo tutti quanti preoccupati per questa siccità. Ma se rendiamo conto che a livello costruttivo, e parlo costruire per il bene nostro e dei nostri fiori, mi pare che non siamo mica devo fare tanto, siamo io solo baruffare. Per qualsiasi roba, cercare un motivo per scontrarsi, che c'è la destra che pensa in un modo, la sinistra che c'è l'estrema destra, l'estrema sinistra e via tutti quanti in manifestazione, roba. Cioè, non si può mica buoni capire che non siamo mica da baruffare, ma siamo semplicemente da vedere di costruire qualcosa per il futuro dei nostri fiori, nostro e dei nostri fiori. Se vogliamo fare altro che una grande lotta che ha ragione questo, che ha ragione quello, e i programmi, trasmissione e televisione che continua. Mi veramente sono amareggiato, direttore, sono veramente amareggiato. 25 aprile, cosa rappresenta per me? 25 aprile, nessuno mi ha ricordato, 25 aprile c'è anche la... Mi sarò a San Marco col cuore, perché c'è la festa del mio santo patrono. E viva San Marco! Sì, sì, no, vado avanti, dicevo. Ecco, ha fatto bene a ricordarlo. In pratica, stiamo tanto... Questo qua non si tratta, non c'è niente di litigio, si tratta solo di omaggiare qualcosa in cui credo. Qualcosa in cui credo, che è una roba che tutti quanti, che è un po' schifata da tutti, e invece è una roba così semplice, mi credo in San Marco, mi credo nell'indipendenza, semplicemente perché credo in loro, gli attuali politici, che sono i soliti, perché cambia ogni tanto, buca fuori le facce conosciute che se gli da anni, che mi dice un sacco di robe, che mi dice di qua, di là, fasi questo, fasi quello, non stai a fare questo, non stai a fare quello, perché... E ora tutti quanti, no, mi sono stufato di sentire questi quattro, e qua non verso neanche le parentesi, perché mi viene fuori una parola che non si può credere. E i gas semplicemente da mettere la testa a posto e andare fuori dai piedi. Viva San Marco ancora. Allora, grazie a Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Tronca sulla, PNRR. Su PNRR. Allora, cosa si dice a Prima parlare di PNRR. Allora, sì, c'è tanti soldi, c'è tanti schei che vengono disponibili, però ricordiamo se che noi siamo mia, che regalato cioè una parte, però che c'è una parte che dovremmo restituire. E questa parte che dovremmo restituire, no? Ora che abbiamo presente l'Italia. In Italia, faccio un discorso un po' riassuntivo, certo. Che se delle regioni che ha un residuo fiscale, sai che il residuo fiscale non è altro che la differenza tra quello che una regione dà allo Stato e quello che lo Stato restituisce in servizi. Beh, il Veneto ha 15 miliardi del residuo fiscale l'anno. E ora mi domando, no? Torniamo al PNRR perché si collega. C'è una parte che dovrà essere restituita, giusto? Dove si verrà tolti i schei per restituire che a parte lì? Dalle regioni sicuramente, non dalle regioni che non ha residuo fiscale. Perché gli schei vengono tolti dalle regioni che hanno il residuo fiscale più alto. Cosa ne consegue? Ne consegue che per certe regioni la sarà ancora più dura, che sarà ancora di più la richiesta di produrre reddito, di fare andare questa macchina che da anni la sempre per avanti dalle stesse regioni.
è una situazione che mi auguro che cambia, perché più avanti che nemo, peso va. Dunque, mi savi che vado sempre, non vado mia e il mio domani, ma vado il domani dei nostri fiori. Perché noi abbiamo da assare qualcosa, abbiamo avuto tanto da qui che magari assà, e abbiamo il dovere di assargli tanto a quello del nostro futuro, qui che sarà dopo degli altri.